Ciao a tutti, sono Alessio Martinelli e mi occupo di formazione e consulenza nel settore della fibra ottica. Mi è capitato, leggendo su un forum, di imbattermi in una domanda molto interessante che voglio riproporvi e a cui voglio rispondere insieme a voi. In questo forum una persona chiedeva, anche giustamente, se fosse possibile togliere la borchia ottica che gli operatori di rete installano nelle nostre abitazioni e sostituirla con una semplice bussola da poter inserire all'interno di un frutto su una presa, una scatoletta 503 o di fianco a un interruttore. La domanda non è affatto stupida perché giustamente questa persona chiedeva se di fatto la borchia non è nient'altro che il punto in cui io vado a collegare con una bretellina, due connettori, il cavetto che arriva dalla cantina o dalla scatoletta che si trova sul palo in strada con il cavetto che io collego al mio NT o al mio router. Ecco, io di fatto prendo questo connettorino che poi sarebbe questo e lo vado a inserire in una presa sul muro, molto più elegante, molto più bello da vedere, con meno ingombro di spazio. Di fatto sul mercato esistono delle soluzioni molto simili, ma purtroppo la risposta a questa domanda è: non si può fare. Vediamo il perché. Innanzitutto gli operatori di rete nelle loro norme tecniche prevedono l'installazione della borchia ottica presso l'abitazione dell'utente, presso l'unità immobiliare, come punto di arrivo terminale della propria rete. Il tecnico che esegue l'attivazione della linea deve poter eseguire il collaudo proprio dalla borchia ottica, che di fatto è il punto dove finisce la rete, da cui poi ci sarà solo una piccola bretellina di probabilmente un metro e mezzo che ci collegherà al nostro router se l'ONT è integrato oppure all'ONT. Per poter eseguire correttamente il collaudo, nella maggior parte dei casi il tecnico dovrà installare all'interno o all'esterno della borchia un riflettore ottico che assomiglia molto a un piccolo connettore, ma ha proprio la funzione di essere riconosciuto dalla centrale. Quindi la centrale potrà vedere la posizione dell'utente che viene attivato in quel momento. Parleremo meglio dei riflettori in qualche altro video. A questo punto si potrebbe nuovamente obiettare dicendo che si potrebbe benissimo eseguire il collaudo anche su un frutto, su una scatoletta, posizionando anche il riflettore all'esterno o all'interno, non ci sarebbe alcuna differenza. Purtroppo anche in questo caso non è così, perché le nostre fibre sono meravigliose, ma hanno due grandi difetti. Il primo è che sono estremamente delicate e quindi, se non vengono maneggiate correttamente, si possono spezzare. Il secondo è che, se vengono eccessivamente piegate, provocano una fuoriuscita della luce che viaggia al loro interno e di conseguenza una attenuazione del segnale. Utilizzare correttamente una borchia ottica permette di disporre correttamente tutte le extra lunghezze delle fibre lungo dei percorsi appositamente studiati per evitare che le fibre vengano stressate, come si dice in gergo, ossia che vengano piegate eccessivamente provocando una attenuazione del segnale, oppure che si spezzino. Purtroppo all'interno di una scatoletta non è possibile disporre correttamente la fibra affinché questo non avvenga. È anche vero che esistono delle soluzioni alternative, delle particolari borchie ottiche studiate appositamente per essere installate sulle scatolette 503 o addirittura sotto le cornici, sotto le placche, per avere delle installazioni molto più eleganti. Queste però normalmente non fanno parte della normale dotazione che può avere il tecnico che viene a installare la connessione a casa nostra, ma molto più probabilmente le potrà installare un nostro tecnico di fiducia, un nostro elettricista di fiducia specializzato in fibra ottica. Per quanto riguarda i più moderni palazzi dotati di una infrastruttura multiservizio, ovvero quella rete condominiale privata che l'edificio predispone e mette anche a disposizione degli operatori di rete, la guida CEI 306-2, la guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali,
prevede l'installazione di una particolare borchia ottica chiamata STOA, la scatola di terminazione ottica di appartamento. In particolare, la STOA deve poter garantire la predisposizione e l'aggiunzione di ben 4 fibre ottiche all'ingresso dell'appartamento e il fatto che queste fibre possano essere disposte rispettando i corretti raggi di curvatura che, viene specificato, non devono essere inferiori ai 15 mm. Ricordiamo che per questo tipo di installazioni domestiche è previsto l'utilizzo di fibre che riescono a sopportare meglio le curvature senza avere perdite eccessive di segnale. Per non perderti tutte le prossime curiosità, informazioni e notizie sul mondo della fibra ottica e della tecnologia, continua a seguirmi. Io sono Alessio Martinelli, il mio sito fiberspecialist.it. Alla prossima!